Mister, in campo contro Novara, su un campo sintetico, come vi siete preparati questa settimana? Come sta la squadra? Ma ci siamo preparati, abbiamo fatto appena un giorno sul sintetico per almeno una giornata di adattamento, abbiamo fatto una partita. La squadra sta bene, anche se perdiamo Ceraulo, Dezzi e per squalifica Cretella. Sappiamo che abbiamo una partita importante e difficile, però noi dobbiamo ritornare a giocare e soprattutto a giocare con coraggio, con personalità, quello che forse è mancato soprattutto nell'ultima gara con la Triestina. Quindi mi aspetto una risposta da parte dei ragazzi sotto questo aspetto, avere il coraggio di rischiare le giocate, di sbagliare e di nuovo di provare a fare quello che facciamo durante la settimana, che durante la settimana i ragazzi lavorano bene, si esprimono anche bene alla ricerca del gioco, non si devono far condizionare in generale da quello che succede, come è successo l'ultima gara, che magari i nostri tifosi quando giravamo palla dietro al primo mugugno buttavamo la palla su. Questo non deve succedere perché non lo chiedo alla squadra, quindi dobbiamo giocare perché lo sappiamo fare e dobbiamo cercarlo di farlo su un campo sintetico, una squadra che era partita con l'obiettivo di, insieme ad altre quattro, di vincere il campionato, però noi guardiamo a casa nostra e abbiamo bisogno di trovare una vittoria per ripartire. Senta mister, alla luce delle assenze cambierà qualcosa? Vedremo un cambio di modulo oppure comunque tenterà di mantenere, insomma, lo scheletro, quello che è stata la squadra fino ad adesso? Sì, qualcosa abbiamo provato in settimana, magari anche a stringere i due esterni, visto per dare un supporto a Bortolussi, quindi qualcosa abbiamo provato, però abbiamo trovato un nostro equilibrio quando le cose durante la gara, come è successo in questi mesi, perdiamo gli equilibri e rischiamo poi, come purtroppo è successo con la Pergolettese e come è successo in altre occasioni, che ho provato a cambiare qualcosa. Noi dobbiamo cercare sempre di mantenere un equilibrio e comunque dare anche qualcosa in più per cercare la vittoria. Senta, trovate appunto un campo sintetico, non è usuale nel nostro campionato, avete fatto solo un allenamento questa settimana nel campo di 90, quanto potrà influire e che cosa dite ai ragazzi anche alla luce di questo? Sì, ma non dobbiamo cercare alibi, sicuramente il sintetico, la palla viaggia più veloce, i rimbalzi sono diversi, ma non voglio alibi, no. Non cerchiamo alibi, non dobbiamo cercare alibi, dobbiamo cercare di giocare, di lottare, di correre, ma soprattutto di giocare per cercare la vittoria. Se non andiamo al tiro o andiamo una volta e poi dopo per paura non ci andiamo di nuovo, è un problema. O andiamo al cross, sbagliamo un cross e poi non ci andiamo per paura, no. Bisogna avere coraggio, personalità. Sotto questo aspetto che dobbiamo migliorare, abbiamo fatto dei passi indietro nell'ultima partita, invece voglio vedere dei passi avanti, per cercare la vittoria dobbiamo fare qualcosa in più e soprattutto avere la personalità di fare queste giocate, perché sennò è difficile mandare in gol i compagni o mettere in condizione gli attaccanti per far gol. Desi, cosa sei fatto? Ma Dezzi ha un problema al quadricipite già da due settimane, stamattina, già ieri, però stamattina è peggiorato e quindi nel riscaldamento ha sentito male e si è fermato. A questo punto nella posizione di play? Nella posizione c'è Radrezza, nella sua posizione che preferisce, quindi adesso tocca a Igor far vedere in quel ruolo lì può giocare. Certo,
Giovedì, io se non ho visto male nella partitella che avete fatto appunto a Novento, ho visto che il primo tempo hai messo Liguori praticamente sotto punta dietro le marchi. E no, 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 è lui che è andato lì, ma ho messo Bortolussi sotto con De Marchi e Liguori sotto punta, però Liguori poi andava un po' in giro per il campo, ma... Però quella è una soluzione che, appunto, come dicevi tu, no? Anche avere Bortolussi, magari due compagni che stanno più stretti, più vicini, sì, è una soluzione. Quindi... Però poi dopo bisogna andare con Mezzale e Terzine in ampiezza e bisogna poi andare al cross. Quindi dobbiamo sfruttare questo, per sfruttare le caratteristiche dei giocatori che abbiamo davanti. Quindi l'obiettivo è comunque un calcio in verticale, ma un calcio anche in ampiezza per cercare di mettere in condizione gli attaccanti di sfruttare le proprie caratteristiche. Noi l'ultima partita io non gli chiedo, anche a parte di non lanciare, ma non gli chiedo neanche di stare sempre in ampiezza. Io gli esterni possono anche andare una volta a sinistra, ma dentro il campo, proprio per il sostegno alla punta, come le mezzale devono andare a sostegno della punta centrale. Quindi io sto cercando soluzione per cercare di vincere la partita, ma sempre mantenendo un certo equilibrio, perché il campionato dice, queste 28 partite, ha detto che noi siamo una squadra che, come perdiamo l'equilibrio, rischiamo poi di perdere le partite. E come in fase difensiva bisogna avere più concentrazione e attenzione. Al di là che ci manca qualche centimetro in fase difensiva, però è una questione anche di attenzione. I gol che abbiamo subito, con un po' di malizia, un po' di concentrazione in più, si potevano sicuramente evitare. E restando invece su un altro singolo, può essere anche magari il turno di Franchini dall'inizio? Sì, può essere anche perché a centrocampo siamo rimasti in pochi. Jelenic anche lui c'ha un problema. Ha un ginocchio che ormai è da tempo, poi lui soffre un po' anche il sintetico. L'altro giorno sul sintetico gli ho fatto fare 25 minuti, poi l'ho tolto proprio per questi problemi. Una fasciatura sotto il ginocchio. Esatto, e quindi siamo un po' in emergenza, ecco. Però ripeto, non bisogna avere nessun alibi, dobbiamo andare a giocarcela con una mentalità propositiva. Per quanto mi riguarda, un'ultima cosa, naturalmente bisogna guardare se stessi, no? Poi c'è l'avversario, però bisogna innanzitutto pensare, sì, a fare il proprio compito. Però d'altra parte è anche vero che si va ad affrontare un Novara che è in difficoltà, che comunque viene da 3 sconfitte, c'è anche lì malumore nell'ambiente, tant'è vero che c'è il gruppo degli ultras, diciamo, che domani farà lo sciopero del tifo nel primo tempo. Sono stati in ritiro, hanno fatto un mini ritiro tutta la settimana i giocatori. Sì, ma l'abbiamo dire, fatto sarei... anche noi, se tu non lo sai. No, ma quindi avete fatto un mini ritiro? Cioè, abbiamo fatto anche noi, siamo stati insieme anche noi. Siamo stati insieme a colazione, a pranzo e a cena. Questo non ce l'ha detto nessuno. Ecco, ve lo dico io, quindi anche noi cerchiamo di stare insieme per compattarci ancora di più. L'abbiamo fatto anche noi, non l'abbiamo pubblicizzato, visto che ci ha anticipato forse a livello di comunicazione il Novara. Ma quello che... cosa faccio? No, facevamo quello che si fa in ritiro. Quindi invece di dormire senza dormire a casa, però colazione al mattino, pranzo e cena. Quindi abbiamo fatto tutto il giorno. Insieme tutto il giorno, questo per conoscere ancora meglio. Dove eravate? Come si chiama lì? 90. Ah, 90. Ah, tutto lì abbiamo fatto, sì. E tornando però alla partita, quello che volevo dire, trovando una squadra che comunque è in difficoltà, magari aggredirla subito, mettere, diciamo, in evidenza le loro difficoltà del momento, cercare di sfruttarne, sì, sì, approfittarne, potrebbe essere una tattica? Potrebbe essere una tattica, poi bisogna vedere.
Però sì, a livello psicologico senz'altro. E quindi poi dipende da noi, dal nostro atteggiamento. Quando dico bisogna giocare e essere propositivi, essere aggressivi, però se dopo non ci muoviamo senza palla o qui facciamo tutto bene, poi in partita non facciamo determinati movimenti, diventa difficile. Se un compagno c'ha la palla e gli altri non si muovono, almeno due o tre soluzioni si danno sempre. E ripeto, in settimana lo fanno. Poi bisogna avere il coraggio, la personalità di farlo anche in gara. Poi ci sono certe letture che dipende dalla squadra, perché queste poi le scelte le fanno loro. Però se al primi fischi in generale non facciamo un giro palla e poi per paura buttiamo la palla su, no, io non voglio, io voglio che giochi. E cercano di giocare, perché attraverso il gioco io penso che si arriva al risultato, alle prestazioni. Poi una volta puoi vincere senza giocare, due volte, ma dopo... Io parlo da quando sono qui, la squadra è stata sempre in crescita sotto l'aspetto dell'atteggiamento e anche miglioramenti a livello di gioco. Poi ha avuto, dopo la sconfitta col Pergolettese, abbiamo un po' perso un po' di certezze. La partita che dovevamo fare a Verona l'abbiamo fatta, abbiamo preso un gol alla fine, un po' anche lì, perché quando succede purtroppo una cosa negativa, poi subentra la paura. Però per togliere questa paura bisogna andare alla ricerca del risultato, e sicuramente una vittoria potrebbe dare un'autostima e coraggio in più. Poi la medicina è il lavoro e le vittorie, ma le vittorie bisogna cercarsele. Se non tiriamo in porta o sbagliamo, oppure andiamo a crossare poi non ci andiamo più per timore, no. Questo non deve succedere. E per curiosità, Cretella squalificato, gli infortunati Ceravolo ed Ezzi, visto che vi siete compattati, vengono via anche loro a Novara proprio per quel discorso di gruppo? No, questo abbiamo fatto ma per stare insieme. Cioè, siamo stati insieme tutta la settimana, lavorano qui domani, poi Dezzi farà le cure. Ma però non temi che sia una roba lunghetta oppure da gestire? mi auguro proprio di no. non c'è lesione, no. Ceravolo che faceva ciclette l'altro giorno a 90, per quello che ho visto a bordo campo, ha fatto un po' di ciclette, che problema c'era? No, lui un problema, un polpaccio, ma anche lui niente di grave, solo che anche lui stamattina non stava bene. Quindi ho bisogno anche di queste partite, ma tutte, di gente che stia bene al 100%. Non possiamo regalare un giocatore o due giocatori agli avversari. Purtroppo succede in una partita, come è successo l'ultima, che per una giornata qualche ragazzo l'abbiamo regalato alla Triestina. Ma questo succede anche in generale, che devi mettere anche in preventivo qualcuno durante una partita, non è in giornata. Certo. Grazie. Va bene. Grazie.